Volevo segnalare le cose importanti di questo lavoro. È un lavoro fatto più mani, in cui AGI, ISPRA, il Dipartimento della Protezione Civile e altri soggetti si sono rimboccati le maniche per, diciamo, offrire una visione sinottica dei tre mondi del dissesto, che in qualche modo sono il quadro della pericolosità e del rischio, il quadro delle emergenze e dei relativi costi e il quadro delle opere di mitigazione. Vedete, io qua vedo la mappa di Ispra che è offerta qui come servizio, dove vedo la pericolosità sul territorio, vedo la pericolosità da frana, la pericolosità da alluvione, l'unico quadro, però se io vado sulla pagina delle emergenze, io qua in basso, a colpo d'occhio, io vedo che in 2 anni, solo per le emergenze nazionali, sono stati censiti danni diretti, e dico censiti, non dire saranno 100, saranno 200. I commissari delegati analiticamente hanno censito 6 miliardi e 300 milioni di danno diretto da solo rischio idrogeologico per i soli utenti nazionali. Allora, in questo quadro, quando io poi ritorno sulla pagina di interventi e vado a stringere, mi vado a prendere un intervento, ora qui non è che la fibra sia di una, come dire, sveltezza commovente, però se io vado a andare a vedere questi interventi, naturalmente io già vedo nella casella di testo, ma ve l'andate a guardare voi per bene, i dati aggregati alle diverse scale, quanti chilometri quadrati in area pericolosità tot o in area pericolosità da frana tot altro, quanta popolazione, quante scuole, quanti chilometri quadrati territorio, tutti i dati forniti da Ispra. Ma quando io poi sono qua e mi vado a vedere l'intervento e me lo vado a vedere con tutti i suoi dati nel contesto nazionale, allora i soldi che io vedo e posso naturalmente arrivare anche alla scheda RENDIS è il sistema di monitoraggio che Ispra in maniera, come dire, diciamo assai diligente, anzi diligentissima, gestisce davvero in modo facendo un lavoro splendido, però quando io vedo qua questi numeri, io sono in grado di ricondurli al quadro complessivo. C'è un certo rischio, c'ho dei costi vivi, continui, come la falla nel serbatoio di un'automobile è il dissesto idrogeologico in Italia, e vedo dove intervengo, come intervengo. Allora, dato che però il tema che mi ha assegnato Francesco, sono alla fine, non è che vogliamo, è il tema degli open data, io voglio dire subito che questo lavoro noi abbiamo cercato di farlo in maniera vera. Cosa vuol dire in maniera vera? C'è una famosa TED Conference di Tim Berners-Lee, dove lui... Prendo subito, io accetto sempre. Allora, Tim Berners-Lee, che in una mitica TED del 2009 dice: aprite i cassetti, prendete i dati e pubblicateli. Allora, se io prendo da un cassetto una tabella di Excel, magari appena rilasciata da un bravissimo funzionario, e la pubblico in un portale bellissimo con delle data visualization splendide, io in realtà ho messo su quel portale un cadavere putrefatto, magari non è ancora putrefatto, ma in via di rapida putrefazione, perché gli open data non sono la pubblicazione bella, bellissima, splendida, di dati, di animazioni, ma è il back office che ci sta dietro, cioè è la capacità della pubblica amministrazione di ingegnerizzare processi tali da garantire la certificazione della filiera che prende quel dato dalla sua origine e lo pubblica e lo rilascia ai cittadini. Allora, questo c'è dentro Italia Sicura, cioè
noi, i dati aperti che noi diamo qua con, nella nostra pagina, che è molto molto dettagliata, dove ci sono tutti gli elementi perché il cittadino si possa ricostruire a casa sua quello che vede qua, però noi non è che contendiamo o ci facciamo prestare i dati di ISPRA, i dati del Dipartimento della Protezione Civile, i dati di ISTAT. No, ISPRA mette a disposizione un bocchettone al quale Italia Sicura attacca la sua presa, ma è lo stesso bocchettone che ISPRA mette a disposizione dei cittadini e delle istituzioni. E così è per ISTAT e così è per il Dipartimento della Protezione Civile. Non è particolarmente eroico quello che dico, perché così si fa, però almeno, diciamo così, l'abbiamo fatto. Ecco, e questo è il nostro stile di lavorare. Volevo aggiungere un'altra questione importante, anzi altre due. Innanzitutto si è parlato di resilienza. Allora, la resilienza, che giustamente il sottosegretario ha citato, vorrei ritornare indietro alla precedente, che giustamente il sottosegretario ha citato, e vedete, la resilienza, che è un po' come l'araba finisce, no? Che ci sia, ciascuno dice, dove sia, nessuno sa, il metastasio. La resilienza è figlia in qualche modo del capitale sociale di Putnam, no? I sociologi hanno in qualche modo stabilito degli indicatori che vedono nel coinvolgimento del cittadino nell'engagement, nell'awareness, in tutta quel robo là. Allora, i social networks forniscono, al di là di tutti i luoghi comuni da una parte e dall'altra, che l'amico di Facebook non è il vero amico, no? Indipendentemente dai luoghi comuni da una parte e dall'altra, i social network costituiscono quel community building a cui faceva in qualche modo riferimento anche il professore De Bernardinis, la costruzione di una comunità che ai fini della resilienza ha un valore enorme. Allora, l'Italia Sicura, ora purtroppo questo browser non mi fa vedere la barra degli indirizzi perché forse è molto evoluto, però Italia Sicura è ingegnerizzata in modo, questa mappa, in modo che qualunque vista io scelga di esplorare, il programma ha la tecnologia, perché quando io vado su condividi e decido di condividere questa vista, chi poi apre quel link vede esattamente, si trova esattamente dove l'altro si trovava. E quindi questa tecnologia consente una immediata condivisione, il fatto di dire, ma guarda qui questo cantiere c'è scritto che va avanti invece va indietro. Ecco, è un prodotto pensato per la condivisione. È pensato anche per la condivisione perché, come Marco Bani già sa, ora Marco Bani, essendo questo un prodotto brandizzato Agit, non ha voluto fare troppo lo splendido, però se lo posso dire, questo è stato il primo prodotto che è compliant, come si suol dire, con le linee guida. Dico bene, Marco? Insieme a quello del governo. Anzi, figurati, c'è qualcuno che ha una bacchetta da non scavare. Però, come dire, molto dopo quello del governo, diciamo un paio d'ore dopo di quello del governo, questo è il prodotto che è stato immediatamente compliant. Il governo, devo dire la verità, ci ha ripagato col fatto che a me sembra importantissimo, Mauro, che questo portale è nella home page del sito del governo, e non credo che si trovi nella storia recente il fatto che nella home page di un governo il rischio idrogeologico si trovi ad avere un link tra i tre siti, come dire, top a cui fare riferimento. Allora, naturalmente il prodotto è stato tutto sviluppato con tecnologia open source. Questo prodotto si trova, tutto il codice pubblico è usabile da chiunque,
si trova sulla piattaforma GitHub, che è un po' smanettone, sa che è una piattaforma fatta per il riuso e per la cooperazione. Quindi, dicevo, Italia Sicura da questo punto di vista è un produttore di resilienza, perché vuole produrre comunità che lavorano intorno a questo tema. Altre cose con le quali chiudo sono, per esempio, il fatto che digitando il proprio indirizzo stradale nel cerca immediatamente si atterra nel contesto di pericolosità, nel contesto di pericolosità nel quale ci si trova. Il motore che guida gli indirizzi non è svegliissimo come quello di Google, perché abbiamo deciso di scegliere tecnologie open source, e quindi diciamo il lavoro su cui stiamo lavorando adesso, il task su cui stiamo lavorando adesso, è però un altro su cui rubo gli ultimi 60 secondi, che è il seguente. Noi siamo attaccati al bocchettone di Ispra, va bene, che fa il monitoraggio, benissimo, degli interventi della difesa del suolo. Ma Ispra, a sua volta, ha un suo back office che dai diversi RUP deve attingere i dati sulle opere. Questo mondo delle opere pubbliche è un mondo intrinsecamente complesso, dove ci sono diverse fonti di finanziamento, diversi attori istituzionali, ciascuno dei quali ha il suo stile di lavoro, ha le sue procedure, per cui l'andare a rispondere alle domande importanti a cui vuole, sentire risposta Mauro Grassi: quanti interventi ho in tutto, quanti soldi sono impegnati in questo momento, che sembrano domande banali, ma sono domande che richiedono un concerto di interlocutori che sono 7, 8, 9, 10, ciascuno dei quali c'è il suo sito di monitoraggio. E diciamo, attualmente il sistema funziona premendo sui loop, i quali, simili a piovre, va bene, con un tentacolo su ogni tastiera, inseriscono i dati nei diversi sistemi di monitoraggio. Noi stiamo lavorando insieme al Ministero delle Infrastrutture, una collaborazione molto importante, proprio per cercare di ridurre il numero di bocchettoni e riuscire a far sì che quando il RUP deve inserire su Rendis i dati importanti per Rendis, che tipo di dissesto, rischio residuo, tutte le cose su cui Ispra è vitale per il funzionamento di questo sistema, almeno i dati burocratici di base ce li abbia già, come dire, inseriti alla semplice digitazione del CUP. Allora, in questo modo noi puntiamo ad ampliare il back office ancora di più e proseguire il nostro lavoro oscuro. Quello che vedete in questa piattaforma, che è pure un piccolo passo avanti, però diciamo ogni centesimo che vedete qua ce n'è altri 99 spesi nel back office per poter dare ai cittadini della trasparenza vera, dei dati veramente aperti e un'informazione che sia sempre aggiornata e fresca. Vi ringrazio.